quando cerchi una ricetta, solo una formula è perfetta. Se vuoi vivere con gusto, due cuori, una cappa è il posto giusto. Ed ecco gli ingredienti per le nostre treccine dolci per la colazione. 500 g di farina tipo forte. Io utilizzo la zero, potete utilizzare anche la Manitoba. 2 uova intere. 180 g di latte. 120 g di burro che vado subito a far sciogliere. 100 g di zucchero. Un cucchiaio di essenza di vaniglia, se come me ne siete sprovvisti accontentiamoci di una bustina di vanillina, una bustina di lievito di birra secco, diciamo così, e mezzo cucchiaino di sale. Vedete tutto in confezione intera, perché per fare questo dolce io userò la macchina del pane, quindi peserò direttamente in cestello. Per la farcitura potrete sbizzarrirvi. Io le farò con la marmellata di albicocca o con la crema di nocciola, ancora non lo so. Comunque, in generale, le mie preferite sono con la marmellata di albicocca, ma anche con la crema di nocciola hanno il loro perché. Ma facciamole insieme. Iniziamo subito con i 180 g non ml di latte. Al latte aggiungo il burro fuso. Voilà. Quindi aggiungo lo zucchero, 100 grammi. Metto metà del totale della farina, quindi 250 grammi di farina adesso. Ricetta più semplice non c'è. Mezzo cucchiaino di sale, la bustina di vanillina o il cucchiaio di essenza di vaniglia o la fialetta alla vaniglia se ce l'avete, se avete quella. Al posto della vaniglia potete mettere la scorza di limone, ma verrà con un sapore più caratterizzato. Metto dentro la bustina di lievito che frappongo tra le due parti di farina, così. Metto gli altri 250 g di farina e in ultimo le uova. Una. E adesso il cestello nella macchina del pane con il programma per il pane per la pizza, per il pane lievitato. Nella mia macchina del pane, che è una iCook, è il programma numero 12. Piano piano la macchina prenderà tutto l'impasto. Ok, la macchina ha preso completamente l'impasto, lasciamo andare il programma per il tempo previsto, che nel mio caso è 1 ora e 19 minuti. Io aspetterò anche un pochino di più, lascerò a riposo la pasta una volta che avrà finito di lavorare per 1 ora e mezzo di lievitazione completa. Quindi ci vediamo da quando le pale smettono di funzionare, dopo 1 ora e mezza. Guardate l'impasto come è diventato bello e liscio. Ora tra un po' le pale smetteranno di girare e lascerò riposare da quel momento per 1 ora e mezza. Basta, a dopo. Dopo 1 ora e mezza quello che avremo sarà questa pasta ben lievitata. Prendiamo un po' di farina e spolverizziamo il piano da lavoro. Che bello, oh, lievitato e soffice, che meraviglia. Spolverizzo il mattarello. Rettangolo di pasta grande quanto il tagliere, adesso lo divido idealmente in 3 parti. Nella parte centrale stendo della confettura o marmellata, quello che avete nel vostro gusto preferito. Voilà, prendo la parte a destra e la chiudo sopra, così. E anche qui stendo un po' di marmellata di albicocche. E voilà. Quindi chiudo
adagiando l'ultimo pezzo. Così. Adesso prendo la mia rotella e taglio dei rettangolini. Azzardo 7, dai. E li taglio anche al centro, così. Uno. Dopodiché li prendo a largo e giro per 2 volte, così, voilà, e chiudo. Vi sporcherete un po', però non importa. Più veloci farete questa cosa, sempre dalla stessa parte, così, meno vi sporcherete. Uno e due. Voilà. Anche ad uno potete farla se vi viene più semplice. Ne faccio un po' ad uno e un po' a due, dai. E adesso posizioniamo le nostre treccine sulla leccarda del forno. Ok, le lascio riposare in forno con la luce accesa, semplicemente così, per 3 orette. Ci vediamo dopo. Intanto prepariamo quelle con la crema di nocciola. E mettiamo in forno a lievitare anche queste per 3 ore. Sono passate 3 ore, ho preparato una ciotolina con un po' di latte e un pennello e adesso prendo le treccine che oramai sono diventate, wow, delle treccione. Eh sì, sono troppo grandi per questa teglia. Vabbè. Le separerò dopo. Wow, ma guardate quanto sono diventate E grandi! mettiamo un pochino di latte sopra. Ragazzi, ve lo giuro, prima erano minuscole. Le hanno viste. E adesso le metto in forno Per statico a 200 gradi per i primi 5-7 minuti e poi lo abbasso a 180 gradi per altri 10 minuti, giusto il tempo di dare l'ultima lievitata e prendere un colore appena dorato. Non devono diventare marroni, non devono bruciare. Wow, che belle! E anche loro in forno, dapprima a 200 e poi a 180, quindi per i primi 5-7 minuti a 200 gradi e poi a 180 per altri 10 minutini. State sempre davanti al forno perché ogni forno è a sé. Bene, ci vediamo a cottura ultimata. Ed ecco appena sfornate le nostre treccine meravigliose. Guardate che belle, che dolce doratura. Davvero fantastiche. Ho messo in forno quelle alla Nutella, adesso aspetto che si raffreddino, poi le separerò. Quindi una spolverizzata di zucchero a velo e buona merenda. O buona prima colazione a tutti!